Che quel luogo fosse frequentato dal mio assistito è un dato già noto, ma se, come credo, avremo la prova che l'utilizzo della tanica risale al 5 novembre, perde di valore il presunto indizio uscito dopo un'imprudente fuga di notizie. Tutto questo senza dimenticare che l'utilizzo dell'olio come sostanza infiammabile non pare trovare conferma nelle indagini scientifiche. Lo ha detto Roberto Ghini, avvocato di Mohamed Galul, in galera per l'assassinio di Alice Neri, uccisa a Modena lo scorso novembre. Ritiene che non ci siano basi scientifiche per dimostrare che la tanica d'olio, trovata sul luogo del decesso della donna e che recherebbe tracce del principale sospettato, sia una dimostrazione della sua colpevolezza. I motivi sono due. Il suo cliente si era recato sul luogo in cui è morta Alice prima del ritrovamento per partecipare a un barbecue e avrebbe toccato in quell'occasione la tanica. Non ci sono prove scientifiche che l'olio abbia causato l'incendio dell'auto della vittima. Alice Neri è scomparsa il 17 novembre scorso. Dopo diverse ore di ricerche, il suo corpo bruciato è stato ritrovato nelle campagne di Concordia, nel Modenese, nella sua macchina data alle fiamme. In seguito al ritrovamento del corpo, il tunisino Mohamed Galul è scappato ed è stato trovato e arrestato in Francia, successivamente poi estradato in Italia. Secondo le indagini, è stato l'ultima persona a vedere Alice viva quella notte. Le ha fatto del male? Quali sono le prove contro di lui? Gli esperti hanno trovato tracce di DNA sulla tanica d'olio presente sulla scena del crimine, ma saranno necessarie ulteriori indagini per chiarire alcuni aspetti, su questo e su altri elementi. L'incidente probatorio è iniziato e i risultati di tutte le indagini scientifiche in corso dovrebbero arrivare il 4 luglio. Cosa ha causato però l'incendio dell'auto? Per la procura sarebbe stato usato olio esausto, per la difesa di Galul invece no. C'è bisogno di trovare riscontri sulla macchina di Alice per scoprire se si tratta dello stesso liquido. L'ipotesi degli inquirenti si basa sulla testimonianza di Dario, l'apicoltore che gestisce la roulotte presente nel luogo dove è stata trovata Alice. Afferma che nei giorni precedenti alla scoperta del corpo la tanica da 25 litri era piena. Il 18 novembre, invece, era quasi vuota. È una prova di colpevolezza? Secondo l'avvocato Ghini, no, perché la stessa tanica era presente anche il 5 novembre, cioè il giorno della grigliata con gli amici, alla quale ha partecipato anche Galul. Sarebbe stata usata per il barbecue, il che spiega perché vi è stato trovato il DNA del sospettato. Ghini ha chiesto che venga analizzato il video di quella giornata. E dice: ho chiesto un accertamento irripetibile su questo video per accertare che sono veritiere la data e la collocazione. Galul non ha ancora raccontato la sua versione della storia. Ammette di aver accettato un passaggio dalla ragazza bionda quella notte e i due sono stati visti mentre si baciavano, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti. A 11 metri dalla Ford Fiesta di Alice è stata ritrovata la spallina del suo reggiseno. Su di essa sono state isolate tre diverse tracce di DNA. Quello di Alice, quello di un carabiniere presente al momento del sopralluogo e quello di un soggetto non identificato, chiamato Ignoto 1. La procura ha chiesto di stabilire se questo DNA sia del cosiddetto terzo uomo, un collega di lavoro di Alice, innamorato della donna, che avrebbe incontrato segretamente il giorno prima della sua scomparsa e con il quale si sarebbe incontrata anche la mattina della sparizione. Alice si era recentemente lamentata con delle amiche per il comportamento troppo ossessivo dell'uomo. Per la famiglia di Alice la questione dei tre DNA deve essere chiarita. Loro difendono l'immagine della donna. Tramite il legale Cosimo Zaccaria, dicono: sul reggiseno ci sono le tracce di due uomini. Uno è del maresciallo dei carabinieri, l'altro è indefinito e assomiglierebbe a quello del marito.